Ecco, buonasera, scusate qualche problema tecnico, ma stiamo praticamente realizzando questa tavola rotonda dalla D House. Abbiamo due link, uno in italiano, uno con la traduzione in inglese, e quindi i nostri ospiti, che saluto e ringrazio per l'attenzione, sono i benvenuti a questa tavola, seconda tavola rotonda, naturale contro sintetico. È una provocazione un po' di quello che è un tema che, sui quali i nostri relatori ci daranno tutta una serie di informazioni molto importanti. Perché questa tavola rotonda all'interno di The House? Perché The House è un luogo dove, che noi abbiamo creato e dove la tecnologia, l'innovazione e la sostenibilità sono i punti cardine, sono un po' gli asset principali intorno ai quali noi lavoriamo. Le aziende partner di The House sono aziende molto importanti, di spessore internazionale, tipo Lineapelle, The Woolmark Company, Stratasys, Miko, Framis, Coloril, Universal Robot. Sono alcune e in progress stiamo coinvolgendo altre aziende, perché The House è proprio un luogo dove noi vogliamo che si creino, si sviluppino tutta una serie di sinergie che vanno dai produttori di tecnologie ai produttori di materiali, con quel grande apporto che è quello della creatività. Ovviamente il tema della sostenibilità è ormai imprescindibile in qualsiasi attività viene svolta. Relativamente agli ospiti che oggi in qualche modo io ho coinvolto in questa tavola rotonda, che ripeto è successiva ad una prima tavola rotonda che avevamo fatto già nel mese di aprile, e nella quale erano venuti fuori diversi temi molto importanti, diversi diciamo argomenti. E quindi per noi di The House è fondamentale creare proprio, dare un aiuto al mondo creativo, al mondo di chi progetta, proprio per dare delle pillole di conoscenza, degli approfondimenti importantissimi per, non dico intraprendere, ma per proseguire quello che è un percorso lungo sul tema, diciamo, della sostenibilità. Gli ospiti che io oggi ho invitato sono il dottor Nicola Camurri, Client Advisor di Altavia, Paolo Masoni, presidente di Eco Innovazione, Roberto Vannucci, Centro Project Department Manager, Marina Spadafora, Design e Sustainability Advisor, e Giusy Bettoni, CEO di Class. Io non voglio prendere altro tempo, passerei direttamente la parola al dottor Nicola Camurri, che si focalizzerà su come sia indispensabile adottare un approccio sistemico e che permetta un ripensamento di tutta la filiera produttiva, sia in termini di innovazione che di prodotto che di processo. E probabilmente ci farà anche, diciamo, qualche esempio. Prego, Nicola, e grazie per la tua partecipazione. Buon pomeriggio a tutti e un caloroso ringraziamento a chi ha organizzato. Partiamo da un doveroso ringraziamento perché in qualche modo è già uno dei temi che dobbiamo affrontare, che è quello dell'advocacy. Ringraziare quando si partecipa a questo tipo di incontri che aiutano la divulgazione di un tema di cambiamento che richiede prima di tutto un cambio culturale è doveroso perché dobbiamo abituarci tutti a fare rete e a cogliere e a costruire ogni occasione per narrare questo grande cambio di paradigma che stiamo vivendo tutti insieme. È un cambio talmente radicale che non possiamo in nessun modo pensare di fare con dei progetti stand alone, cercando di diventare noi stessi campioni di una qualche innovazione, ma avendo sempre chiaro che tutti quelli che credono in questo cambiamento e lo perseguono devono fare rete, incontrarsi e costruire dei luoghi di incontro. Quindi il mio primo doveroso ringraziamento è questo. Il secondo ovviamente è quello di portare anche i saluti del presidente di CLEP e amministratore delegato di Altavia Paolo Mamo, che quotidianamente spinge noi tutti a lavorare per rendere anche i nostri manifesti, i
valoriali, un lavoro quotidiano che condividiamo con i nostri partner, i nostri clienti e ormai anche nel nostro vissuto quotidiano. Questi sono i due doverosi ringraziamenti. Chi ci segue sa che noi abbiamo iniziato a parlare del futuro in occasione di Covid, scrivendo un book, Scenari sul dopo, in cui abbiamo parlato di quello che era, come immaginavamo, il ritorno allo store, quello che poi è diventato forse anche un ritorno a quella che abbiamo auspicato fosse una normalità. Il primo cosa da notare è che come questo Covid ci abbia portato a rimettere la sicurezza al centro dell'agenda, una sicurezza personale che assume sempre più declinazioni, tra cui la sicurezza di avere un futuro, di poter avere un lavoro, un reddito e tanti aspetti, molto ben identificati da quelli che sono gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. E tra i grandi meriti che vogliamo dare al Covid c'è anche quello di aver riportato finalmente lo sviluppo sostenibile al centro di un'agenda. Questa agenda è anche sancita dal Recovery Plan europeo, dal Green Deal europeo e dagli italiani PNRR che andranno a finanziare questo, o almeno a tentare di finanziare tutta questa trasformazione. Trasformazione che avrà sicuramente degli aspetti culturali, ma anche degli aspetti solidi, che hanno dei costi e che speriamo anche di aiutare con il nostro lavoro comunitario a fare nel miglior modo possibile. Di recente avete seguito anche con The House stesso diagnosi di impresa, a che punto siamo sulla sostenibilità, e noi di recente abbiamo seguito Fashion for Humans dal Purpose allo sviluppo sostenibile, in cui abbiamo analizzato alcuni campioni di sostenibilità dal punto di vista dei materiali. Perché parlare dei materiali, del cambio del materiale, dovrebbe essere il punto di partenza per immettere sul mercato dello sviluppo sostenibile dei prodotti che non aumentino l'impatto ambientale. Poi auspichiamo in futuro di fare anche magari dei prodotti che riducano l'impatto ambientale. Ma sicuramente il primo passo è, o dovrebbe essere, quello di pensare a prodotti che riducano l'impatto ambientale. Non si può fare se non si ripensa pesantemente i materiali che introduciamo, e da qui il tema di oggi. Sono due gli ambiti sistemici che dobbiamo affrontare parlando di quello che è a tutti gli effetti un enorme processo di innovazione. È un grossissimo impegno in termini di innovazione, che ha due pilastri. La trasformazione digitale, che nei prossimi anni ci fornirà e ci sta fornendo nuovi approcci, nuove tecnologie, nuovi processi, nuovi modi di comunicare, e tanta automazione, quindi un grande, come dire, plus tecnologico, e poi una trasformazione ecologica che riguarda poi quelli che sono gli obiettivi su cui dobbiamo declinare questa tecnologia. Dobbiamo arrivare a capire che non è più possibile di parlare innovazione senza che questa sia un'innovazione legata allo sviluppo sostenibile. Tra l'altro, questo aumento della tecnologia sta producendo un'altra cosa importante, che è l'aumento di reti di relazioni garantite dalle potenzialità comunicative. E questo sta aumentando il bisogno da parte delle imprese di condividere i propri valori autentici con il pubblico. Qualcuno di voi che ha seguito i vecchi incontri avrà sentito parlare, oltre che di advocacy, di purpose, scopo. Cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo abituarci tutti, come passaggio uno di questo grande processo, a condividere internamente ed esternamente i valori superiori a cui dedichiamo il nostro business. Ci sono anche degli esempi nella moda famosissimi, ne cito due, Patagonia e Vivienne Westwood, che hanno fatto del loro impegno sociale uno scopo che è addirittura superiore e traina la proposta di prodotti e commerciali. Dal lato, diciamo, di questo senso nobile, c'è anche un tema poi di quelli che sono i cambiamenti normativi e di aspettative. Quando parliamo di greenwashing, questo termine che sta diventando famoso, dobbiamo pensare che comunque nel momento in cui tutto il mondo, diciamo, il mondo finanziario inizierà a cercare di aiutarci in questa transizione, pretenderà indietro una certa ragionevole coerenza nelle nostre azioni. Allora, il greenwashing, che ora è una pratica, permettetemi di usare un termine un po' duro, aberrante, di illusione, che illude comunità, persone, di intraprendere una strada senza poi che questo dia dei risultati reali, a breve subirà degli aggravamenti come li ha subiti, pensate alla GDPR, no? Prima si è iniziato a dire che si biasimavano dei comportamenti e adesso le norme sono molto dure sulle violazioni della GDPR. Sul greenwashing dobbiamo aspettarci un'azione analoga. D'altra parte dobbiamo poi però non nascondere
nostre eccellenze, perché come ha detto una nostra cara amica, la professoressa Saviolo, non deve nascere nemmeno poi quel fenomeno opposto che si chiama greenhiding, per cui poi abbiamo delle aziende magari eccellenti e che magari avrebbero anche, come dire, un passato che renderebbe ancora più forte il loro messaggio di sostenibilità, che per paura di essere poi colti in qualche mancanza non raccontano storie che sarebbero eccellenti. È chiaro quindi come il tema dei materiali che mettiamo nella produzione sia forse il primo tema da affrontare. In questo, è facile dirlo, non dobbiamo cadere però in equivoci dovuti ad approcci ideologici. La prima cosa da ricordarsi è che l'immissione di un materiale in sé non può essere considerata positiva o negativa, al netto, vabbè, di alcuni casi limite, ma è il trattamento che facciamo dei prodotti che deve essere considerato. Ad esempio, ci sono dei prodotti chimici e degli additivi che sono quelli la causa della mancanza di sostenibilità di un prodotto. Quindi la prima cosa da fare è applicare un'idea non ideologica che capisca qual è lo smaltimento, qual è il consumo di sostenibilità nell'arco di tutto il ciclo di vita e capire quali sono gli additivi e tutta quella serie di cose che possiamo privare. Poi è chiaro che ci sono materiali che sono più virtuosi. Abbiamo già forse capito e possiamo dare per consolidato come il monomateriale sia sicuramente una strada auspicabile, poi ci saranno altri interventi che scenderanno più nel dettaglio, però l'importante è capire che quello che conta è il ciclo di vita, per non cadere nell'equivoco che stiamo vedendo già nell'automotive, no? Macchine elettriche apparentemente più sostenibili che poi creano dei problemi di smaltimento che alla fine dei conti sono molto molto gravi. Ad oggi cosa stiamo riscontrando, anche parlando di una cosa che siamo più vicini, che è quello del mercato della comunicazione? Una grande e grandissima facilità per comunicare i campioni che cambiano il materiale. Questo è sicuramente molto utile, è indispensabile conoscerli, soprattutto perché nel Made in Italy ne abbiamo alcuni veramente, veramente molto forti a livello internazionale. Ne cito alcuni, abbiamo Candiani per i jeans, abbiamo Manteco sui filati. Abbiamo Orange Fiber, che ormai viene citata come esempio mondiale di innovazione, e crescono anche tutta una serie di prodotti e capsule collection molto innovative che riescono a mettere nel mercato dei cambiamenti di paradigma. Sono molto interessanti, però attenzione che è anche più facile riconoscere il campione dell'innovazione e magari perdere di vista delle trasformazioni più sistemiche che sono ugualmente indispensabili. Cioè, non dobbiamo in questo dimenticare che stiamo parlando di una industry che è riuscita, ora non vorrei sbagliare i numeri, ma da sola a provocare l'8% delle emissioni globali. Cioè, l'impatto di anidride carbonica prodotto da tutta l'industria moda nel mondo è pari a quello dell'Europa. Quindi è chiaro che quando dobbiamo affrontare un cambiamento così radicale, il campione ci aiuta a trovare un nuovo materiale, a capire qual è la strada di innovazione giusta, ma poi dobbiamo oggi guardare a un futuro che metta in discussione i modelli di business dei grandi gruppi e dobbiamo seguirli in questo processo. Faccio un esempio: nell'ultimo incontro che abbiamo fatto, quello di cui vi citavo prima, dal Purpose allo sviluppo sostenibile, abbiamo potuto beneficiare della testimonianza del gruppo Teddy, il cui responsabile sostenibilità ci raccontava le sfide del loro gruppo. Per farvi l'esempio, il nuovo centro di distribuzione logistica del gruppo Teddy è di 79.000 metri quadrati di superficie complessiva, sono 9 campi da calcio, ha richiesto un investimento di 70 milioni di euro e smista colli a regime di 520.000 colli alla settimana. Per fare un calcolo a spanne vuol dire che vengono movimentati 2 milioni di colli al mese e quasi 25 milioni di colli l'anno. Questo è un centro logistico, seppur importante. Allora, è chiaro che questi esempi, che stanno affrontando una trasformazione in direzione della sostenibilità, devono trovare dei modelli che gli permettano di essere sostenibili dal punto di vista ambientale, produttivo, organizzativo, e non devono poi, come dire, penalizzare altri aspetti, quale ad esempio l'occupazione. L'impegno di questi gruppi va sostenuto, perché ovviamente quando si devono pensare a movimentazioni di 25 milioni di colli l'anno, la sfida riguarda la logistica, il materiale da inserire, l'organizzazione delle persone, ed è una sfida globale
che tutti noi siamo impegnati a sostenere. Una strada in questa direzione è quella ovviamente più immediata della ricerca e sviluppo interna, no? Cioè dedicare una parte auspicabilmente consistente delle proprie attività a una ricerca e sviluppo che individui nuovi materiali, nuove tecniche produttive, nuovi prodotti, nuove tecniche comunicative. Un'altra è quella poi più famosa dell'open innovation. È quello il motivo per cui io sono partito con un ringraziamento doveroso a chi crea questi momenti di unione. L'open innovation vuol dire trovare questi campioni della sostenibilità, trovare le aziende innovative, trovare le start-up, capire se ci sono occasioni di competition, di collaborazione su degli sviluppi condivisi. Quella è la strada in cui dobbiamo investire per far sì che poi questo cambiamento possa essere veramente globale, perché se cambiamo il paradigma che ha come scopo la globalità, riusciamo veramente ad avere un impatto positivo. Un ultimo riferimento che va detto, perché a volte viene dimenticato, è quella relativa al fatto che bisogna portare un'attenzione a tutto quello che è la tutela delle innovazioni, alla tutela del brevetto, del know-how, alla tutela delle reti che costruiscono innovazioni e adeguare anche un po' la propria proposta a quelle che saranno le auspicate e attese restrizioni che riguarderanno due temi molto difficili, che sono lo smaltimento dell'invenduto, perché è un dato di fatto che questa trasformazione dovrà anche smaltire una serie di prodotti che oggi esistono e che non potranno essere distrutti, lo smaltimento e il cambiamento del parco tecnologico per quei macchinari che non sono diventati obsoleti o che diventeranno presto obsoleti e che non sono stati ancora ammortati, e tutta quella serie di procedure interne e organizzative che devono permetterci di fare questa innovazione con una grande attenzione alla compliance normativa. Io vi ringrazio e mi metto anche a disposizione per eventuali domande. Sì, ecco, io ringrazio il dottor Nicola Camurri, sicuramente delle informazioni molto molto importanti e interessanti in un panorama che è riferito chiaramente a quello del mondo della moda. Sicuramente gli interventi successivi andranno a focalizzare un po' di più quello che è anche il tema della giornata. Io chiedo ai relatori cortesemente di parlare sotto un punto di vista un po' più lentamente perché abbiamo la traduzione simultanea e poi di cercare di stare dentro il timing anche perché poi probabilmente ci saranno delle domande. Allora, introduco il dottor Paolo Masoni che è presidente di Ecoinnovazione, che inquadrerà il tema dell'utilizzo e del fine vita del prodotto, quindi rilevando quelli che sono i punti ambientalmente più critici, sia per quanto riguarda i materiali naturali che per quanto riguarda quelli sintetici. E poi ci anticiperà un attimino la discussione che è in atto sul tema dello smaltimento dei rifiuti tessili che entrerà in vigore nel 2022. Prego, Paolo. Grazie, grazie molto per la presentazione, grazie per avermi invitato. Accolgo sempre molto volentieri queste sollecitazioni a partecipare al dibattito di questo tipo, proprio per i motivi che Camurri, che mi ha preceduto, ha evidenziato all'inizio. Se possiamo proiettare qualche slide che utilizzerò un po' come traccia del mio ragionamento. Sostanzialmente quello il mio punto di partenza è il ragionamento sulla rilevanza dal punto di vista ambientale del settore del tessile. Come già stato anticipato da Camurri, possiamo andare già alla prima slide. E come già stato anticipato da Camurri, l'importanza dal punto di vista ambientale del settore tessile è particolarmente rilevante. Se guardiamo il consumo delle risorse non rinnovabili, nel 2015 erano circa 100 milioni di tonnellate all'anno, che si prevede nel 2050 triplicheranno. E il contributo alle emissioni i gas clima alteranti nel 2015 dell'intero settore erano il 2% e diventeranno però più di un quarto quello che è il budget ammissibile come emissioni
se vogliamo restare entro sotto 2 gradi di incremento della temperatura nel 2050, arriveranno oltre un quarto. E poi c'è un terzo problema che è diventato urgentissimo nella consapevolezza dei politici e della pubblica opinione solo recentemente, che è il tema delle microplastiche. Microplastica a cui il settore del tessile contribuisce in modo significativo. Se passiamo alla slide successiva, ecco, si parlava dei materiali. Materiali, qui ho presentato quelli che sono gli impatti ambientali di tre materiali su tre indicatori ambientali specifici. Il primo, che sono fra i tre indicatori ambientali più significativi per i prodotti tessili, come vedremo anche successivamente uno studio europeo ha dimostrato. Da un lato abbiamo il problema dell'acidificazione, le cosiddette piogge acide. Nel mezzo vedete invece il tema del cambiamento climatico e a destra abbiamo il tema dell'uso delle risorse fossili. Allora, in blu ho riportato quello che è l'impatto ambientale fatto 100, quello del cotone convenzionale, e l'impatto ambientale in blu è la percentuale dell'impatto ambientale del cotone organico rispetto al convenzionale. E in grigio abbiamo invece l'impatto ambientale del poliestere, della fibra poliestere, sempre rispetto al 100% che è quello del cotone convenzionale. Ecco, cosa si può tirar fuori da questa slide? Si può tirar fuori una considerazione che ad esempio il cotone organico è senz'altro meglio del cotone convenzionale per tutti e tre gli indicatori ambientali. Viceversa, per quanto riguarda il poliestere, abbiamo una situazione non così 100% sicura, perché abbiamo per un indicatore che è l'acidificazione, il poliestere performa meglio del cotone convenzionale, mentre invece per gli altri due indicatori ambientali ha un impatto 3 volte tanto o 7 volte tanto. Passiamo alla slide successiva. Questo però è solo uno degli aspetti. Ora qui no, questa figura non si vede bene, infatti nelle slide successive, se le scorriamo una alla volta, vediamo quello che è l'intero ciclo di vita di un prodotto tessile. In questo caso è un prodotto molto semplice che è la t-shirt. E se andiamo alla slide successiva, vediamo come la produzione dei materiali è solo il primo stadio del nostro ciclo di vita. Poi abbiamo tutta la fase della produzione della t-shirt e successivamente, nella slide successiva, vediamo le altre fasi del ciclo di vita del mio prodotto tessile che riguardano il trasporto al distributore, al negozio e infine il trasporto da parte del consumatore presso la propria abitazione. Non è ancora completato il ciclo di vita perché vediamo che abbiamo presso il consumatore la fase di uso, che è estremamente importante, poi vedremo per i prodotti tessili, e infine il fine vita, altrettanto importante. Ecco, prossima slide, per favore. Da un punto di vista ambientale, analitico, quantitativo, quali sono gli stadi del ciclo di vita più rilevanti? Ovviamente la produzione dei materiali è una fase importante. Però non è l'unica, abbiamo anche la fase della produzione del prodotto tessile e la fase di uso che sono altrettanto rilevanti. E quali sono gli impatti ambientali più significativi che abbiamo? Abbiamo appunto i primi tre che sono quelli che vi ho fatto vedere, l'acidificazione, il cambiamento climatico, l'uso delle risorse, ma poi ne abbiamo anche altri quattro che sono un po' meno rilevanti, ma comunque rilevanti, che sono la produzione di particolato, l'uso dell'acqua, l'eutrofizzazione dell'acqua, sia acqua dolce sia acqua marina. La prossima slide, per favore. Ecco, questo è per il caso del cambiamento climatico, mi dice dove si originano gli impatti più significativi, quali sono gli stadi del ciclo di vita, i processi che generano gli impatti più significativi. Vediamo come
La produzione del cotone riguarda solo un quarto dell'intero profilo ambientale, dell'intero impatto. Gli altri tre quarti si originano in altre fasi, quali ad esempio la fase di tinta della fibra e in altre fasi come la realizzazione della t-shirt stessa. E importante è comunque anche la fase di trasporto dal negozio alla propria abitazione da parte del consumatore quando utilizza appunto un'auto individuale. Allora, qual è il succo che si può tirar fuori da queste prime slide? Il fatto che i materiali sono importanti, i materiali però non sono l'intera storia. Tre quarti della storia dell'impatto ambientale è il resto. E i materiali non sono fra loro uguali, però non sempre si riesce a dire che un materiale è migliore di tutti gli altri. Nel caso del cotone organico, per quei tre indicatori si vedeva che effettivamente era migliore, però il caso del poliestere era indeciso, nel senso che per un indicatore abbiamo un comportamento migliore, mentre per gli altri peggiore. Andiamo alla prossima slide. Abbiamo però poi tutto il problema di cosa succede con i rifiuti tessili. Ora, questo diagramma non lo voglio presentare in dettaglio, però quello che vi volevo far vedere è il flusso centrale, quello nel mezzo più grosso, da 627.000 tonnellate all'anno, sono rifiuti urbani tessili che in questo momento vanno a finire nei rifiuti indifferenziati. In questo momento abbiamo 100.000 tonnellate di abiti usati che entrano nella filiera del riuso e quindi hanno un secondo ciclo di vita, quindi tutti gli impatti che abbiamo visto nel primo ciclo di vita del mio prodotto vengono suddivisi su due cicli o più cicli di vita, quindi migliorando notevolmente quello che è il profilo ambientale poi del prodotto. Però il problema che il legislatore, prima europeo e quello italiano una volta tanto in anticipo su altri paesi, è quello proprio del trattare quella grossissima parte delle 600.000 tonnellate all'anno in Italia che va a finire negli indifferenziati. Se passiamo alla slide successiva. Quindi vediamo quelle che sono le novità normative che sono in corso in questo momento proprio per cercare di aggredire questo aspetto. E sono in corso di sviluppo i criteri, la legislazione sul land of waste, cioè che facilita la rimessa sul mercato dei materiali tessili recuperati. Sono in fase di revisione i criteri ambientali per i prodotti tessili per gli acquisti della pubblica amministrazione per introdurre elementi di economia circolare all'interno di questi criteri ambientali, ma il punto su cui volevo sottolineare l'importanza, perché cambierà drasticamente nei prossimi anni il contesto in cui il settore tessile opera, è l'entrata in vigore dal 1 gennaio del 2022 della raccolta differenziata dei rifiuti tessili domestici. Questo comporterà la necessità di attuare, di sviluppare delle specifiche filiere di raccolta, di separazione, di riciclaggio a fianco di quella già esistente che è relativa al solo riuso degli indumenti in buono stato. E il problema che nasce, come è nato per il problema degli imballaggi, ad esempio, è come coprirne i costi. E sulla falsariga di quello che è stato fatto sugli imballaggi, è molto probabile che si andrà verso la definizione di un sistema di responsabilità estesa del produttore. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il produttore che immette sul mercato un prodotto tessile dovrà pagare un contributo al consorzio obbligatorio che prenderà in cura il riciclaggio dei tessili. Questo però apre anche una grossissima opportunità in campo della sostenibilità, perlomeno per gli aspetti ambientali. Se facciamo come è stato fatto in Francia, dove il sistema di responsabilità estesa del produttore è già in atto da 10 anni, questo contributo che il produttore deve pagare
come sulla stessa falsariga di cui il produttore dell'imballaggio paga il contributo al CONAI, e può essere legato a criteri di ecoprogettazione. Quindi, quanto più è facile il riciclaggio a fine vita del mio prodotto tessile, tanto meno pago. Ecco quindi un vantaggio di competitività che promuoverà senz'altro un atteggiamento più proattivo da parte dei produttori. Se c'è qualche microfono che non riusciamo a disattivare. Ho perso un po' il filo. Comunque dicevo, no, Sì, si la potrà prego. instaurare un feedback positivo per cui il prodotto ecoprogettato, quindi più facilmente riciclabile, riutilizzabile e separabile nelle sue componenti a fine vita, costerà meno anche per il consumatore finale. Se passiamo all'ultima slide, ecco, volevo concludere il mio breve ragionamento. È chiaro che su questo tema si potrebbe parlare delle giornate intere, con alcuni spunti di riflessione. Il primo spunto è che le valutazioni di sostenibilità, intanto noi stiamo parlando in questo momento solo di aspetti ambientali, quando il concetto della sostenibilità è ovviamente un concetto ancora più ampio, perché comprende anche gli aspetti di sostenibilità sociale ed economica. E non sempre le iniziative prese per migliorare un aspetto ambientale vanno nella direzione di migliorare gli aspetti sociali, ad esempio. Non a caso il Green Deal della Commissione europea, presentata ieri dalla Ursula von der Leyen, è affiancato da un pacchetto di misure di salvaguardia sociale per tutte quelle che sono le figure più deboli che verranno in qualche modo messe fuori mercato da una transizione verso un sistema più ecologico. I minatori del carbone, per esempio, sono un esempio tipico di persone che rischiano il proprio posto di lavoro, e quindi è giusto avere, questo è un caso estremo, però diciamo che nel tema della sostenibilità bisogna sempre guardare la figura nel suo complesso, tenendo conto anche di quelli che sono gli aspetti sociali. Secondo punto di riflessione. No, rimanendo sempre sul primo punto di riflessione, nella sua complessità della sostenibilità, sulle tematiche ambientali, bisogna considerare l'intero ciclo di vita del prodotto e non solo i materiali di base, perché il 25% circa dell'impatto si origina sui materiali, ma gli altri 2/3 sono il resto del ciclo di vita. L'altro punto di riflessione è che non esiste in assoluto un materiale migliore rispetto ad altri, perché, come abbiamo visto nel caso del poliestere, esistono alcuni indicatori che sono peggio rispetto, ad esempio, al cotone, però un indicatore risulta migliore rispetto al cotone. Quindi esistono questi trade-off, quindi bisogna prestarci attenzione. E infine, però, i materiali poi hanno anche prestazioni tecniche differenti, per cui ovviamente dobbiamo tenerne conto nel fare una valutazione della loro utilizzabilità. Terzo punto di riflessione riguarda il fine vita e l'introduzione quindi dell'obbligo della raccolta differenziata dei rifiuti tessili domestici. Questo, se vogliamo che si implementi un sistema virtuoso che comprenda diverse fasi obbligatoriamente, che riguarda la raccolta, la separazione, che è una fase estremamente importante in cui si deve separare primis tutto quello che è riutilizzabile. Secondo, si devono separare i prodotti sulla base della loro composizione in termini di materiale, perché il riciclaggio di un prodotto in lana è già implementato in Italia in modo molto virtuoso, questa filiera a Prato, ad esempio, deve essere tenuto separato rispetto a un prodotto che presenta, ad esempio, prodotti in materiale misti o poliestere o cotone, che avranno poi la loro tecnologia di riciclo. E in particolar modo sul tema del riciclo dei materiali sintetici c'è da dire che siamo ancora in una fase di sviluppo, di ricerca e sviluppo. Sono in corso notevoli, numerosi progetti europei che riguardano il riciclaggio anche chimico dei materiali
sintetici, però fino adesso non esiste ancora una piena convenienza economica e una piena attuabilità in scala industriale. E questo dovrà comportare l'implementazione della responsabilità estesa del produttore, che crea un'opportunità di inserire criteri di ecoprogettazione per creare quel sistema virtuoso che abbiamo detto. Ultimo punto di cui non ho avuto possibilità di trattare, che però vi voglio lasciare comunque come elemento di riflessione, perché è fondamentale, è il ruolo del consumatore. Il ruolo consumatore deve adottare degli schemi di consumo responsabili. L'instant fashion non è assolutamente sostenibile, non è che uno possa andarsi a comprare 15 magliette al mese e che tanto costano poco, perché magari prodotte in modo irresponsabile in paesi del terzo mondo con anche problematiche sociali rilevanti. Quindi, diciamo, c'è tutto il ruolo dell'aspetto del consumatore che sarà oggetto magari di un'altra tavola rotonda. Grazie per l'attenzione. Grazie Paolo Masoni, sicuramente anche qui si aprono altri stimoli per riflessioni da approfondire successivamente. Noi come manifattura ovviamente cerchiamo sempre come dire, di trattare gli argomenti in maniera mirata, facendo dei focus perché è importante che in qualche modo ognuno faccia la sua parte, però parlando sempre in maniera generalizzata non si riesce a volte a fare questi focus. Noi invece cerchiamo di aiutare proprio diciamo, gli attori della filiera, che per noi sono proprio i designer, sono produttori di materie prime, sono i produttori di tecnologie, che in qualche modo devono fare dei piccoli passi per arrivare a dei grandi risultati. Un altro ospite che ringrazio è il dottor Roberto Vannucci di CentroCot Project Department Manager, che ci parlerà del tema della necessità di una maggiore formazione e conoscenza all'interno della gestione aziendale in chiave di sostenibilità e di innovazione. Quindi l'intenzione è quella di avere una idea sia di fattibilità tecnica del ciclo di prodotto, sia dell'impatto ambientale che il processo produttivo può provocare. Argomento non facile, però sicuramente In ci 10 darai minuti. una mano. Va bene, grazie, buon pomeriggio a tutti. Grazie al dottor Di Rienzo e a The House che mi hanno voluto qua a esporre le mie idee, le mie considerazioni, che però vengono dal lavoro che svolgo nell'ambito di un centro tecnologico specializzato in test, analisi, quindi prove e certificazioni dei materiali tessili, dei prodotti composti con questi materiali, che poi io chiamo anche sistemi complessi, in quanto diciamo, andiamo a pescare dalla singola fibra al tessuto, ma al capo complesso, come può essere un dispositivo di protezione individuale, un guanto da lavoro, una divisa dei vigili del fuoco, un abito da lavoro in senso generale, quindi non solo l'abito che indossiamo, la cravatta che porto e cose di questo genere. Quindi il tema non è facile. Partendo dal titolo della tavola rotonda, naturale, fibre naturali verso fibre sintetiche. Sono partito da lì per tirare giù qualche spunto. Proverò a dire tre cose, ma tre proprio flash. Partendo un attimo però, senza fare la storia lunga, del discorso della sostenibilità, visto che poi questo tema, perché le fibre naturali, perché le fibre sintetiche, in realtà dice quale è meglio, è venuto anche negli interventi prima, in realtà non c'è un buono, non c'è un cattivo, ma si cerca di capire qual è che potrebbe avere minore impatto, una maggiore sostenibilità. In realtà il tema parte ancora prima, ma sicuramente dagli anni 70 con i limiti dello sviluppo, Club di Roma. Ecco, dal punto di vista aziendale, noi nel diciamo, aiutare le imprese a rispondere alle esigenze, alle sfide del mercato,
diciamo, si è iniziato a parlare in maniera molto forte del tema, chiamiamola sostenibilità in senso generale, agli inizi degli anni 90, con iniziare a misurare, a valutare quali sostanze erano presenti in un capo d'abbigliamento, erano più o meno nocive. Quindi parlo di sostanze non solo di fibre sintetico-naturali, ma parlo anche di sostanze, quindi coloranti, piuttosto che altri elementi chimici per conferire delle proprietà ai prodotti, ai capi di abbigliamento che utilizziamo per proteggerci dal caldo, dal freddo, dai raggi solari, nel caso di abiti da lavoro, dalle condizioni di lavoro in cui ci troviamo, ognuno di noi si trova ad agire. Questo poi è evoluto ulteriormente in senso più ampio con i sistemi di gestione, sistemi ambientali, etichettature più ampie, quindi non solo riferite al prodotto, ma tipo l'Ecolabel europea che diciamo, guarda anche ai sistemi, ai processi produttivi. Fino ad arrivare, diciamo, facendo la breve, ai giorni nostri, all'economia circolare, che in questo momento è di moda, bisogna dirlo, parlarne. Effettivamente ci sono anche azioni e anche denari che spingono tutti noi a pensarci in chiave concreta, che ha come dietro di sé, dietro le spalle, come paradigma, il discorso di analizzare il prodotto, la nostra vita, il modo di produrlo e di utilizzarlo, quindi di progettarlo e tutto, in maniera diciamo unica dal punto di vista. Quindi i designer, i progettisti sono chiamati a analizzare non solo alcune funzioni, ma nell'ambito della struttura aziendale, evidentemente, a pensare tutto l'insieme. Allora, la dico in modo paradossale, da un certo punto di vista, è inutile che io mi preoccupi di utilizzare una fibra naturale, ammesso che questa sia meglio di una fibra sintetica, se poi sopra mi devo conferire dei coloranti di un certo tipo o ancora delle sostanze chimiche per dargli delle protezioni. Cioè delle funzioni, delle prestazioni di cui noi abbiamo bisogno. Ma per esempio in Europa non tanto, ma in Australia esiste una norma che poi usiamo anche in ambito internazionale, diciamo, esiste una norma per la protezione dei raggi ultravioletti. Quindi i capi di abbigliamento, è chiaro, se io metto un capo pesante molto fitto, filtra di più, se metto un capo più leggero, più rado, di maglia o anche di tessuto, è chiaro che filtra di più, quindi posso conferire una proprietà di protezione alle radiazioni ultraviolette con delle sostanze chimiche. Alla fine sono un po' le creme che ci spalmiamo sulla pelle quando andiamo al mare, le mettiamo anche sui capi. Ecco, quindi io a questo punto ho una fibra naturale o sintetico, quello che è, che però a un certo punto ha dentro un'altra sostanza. Quindi questo è un problema in termini di produzione, quali sono i processi per tingere e finire in questo modo i materiali, il prodotto, di utilizzo, quindi che cosa viene rilasciato nell'ambiente quando lo indosso, la lavo. E poi alla fine come lo smaltisco, perché a quel punto lì io non ho più una fibra, ho una fibra più una sostanza chimica. E questo potrebbe dare dei problemi. Ecco, questa è una complessità progettuale che ci troviamo di fronte, è un circolo, come l'economia circolare, ogni azienda entra da una parte o dall'altra dove è o il suo punto di forza, se vuole ulteriormente rafforzarlo, o il suo punto debole. Quindi negli anni abbiamo assistito, diciamo, all'ottimizzazione del consumo energetico nelle diverse produzioni della filiera molto lunga tessile, nell'abbattimento delle sostanze, nella ricerca di sostanze meno
inquinanti, meno impattanti, ovviamente anche con delle spinte o degli aiuti, vediamola come si vuole, di regolamenti europei tipo il REACH che regola l'immissione di certe sostanze e quindi diciamo piano piano stiamo andando avanti e in questo senso si pensa al discorso in senso globale dell'economia circolare. Poi a livello di mi ero appuntato alcune cose sul discorso, per esempio in questo momento ho detto prima l'economia circolare di moda dal nostro osservatorio delle prove che facciamo, c'è una forte attenzione all'utilizzo di materiali sia di origine naturale che sintetica, che però possano dare una biodegradabilità ed una compostabilità, sono due concetti veramente differenti, non entro nel merito, ma... E quindi stiamo, per esempio, nel tessile non vi sono norme che definiscono questo, ci sono solo nel packaging, della plastica per uso alimentare. Noi stiamo usando quelle per valutare l'adeguatezza, stiamo partecipando a gruppi di lavoro, nazionali, europei ed internazionali per definire degli standard che arrivino anche a, diciamo, definire e normalizzare queste cose. Perché? E quindi vado a chiudere e mi collego al tema, diciamo, della formazione che è dietro un po' a tutte queste cose. In realtà noi agiamo pensando che dobbiamo, per fare qualche cosa in maniera cosciente, conoscere e misurare. Se noi non siamo in grado di misurare, non siamo in grado di intervenire adeguatamente, interveniamo a caso. Chi mi ha preceduto ha parlato comparsa una sigla PFCR, quindi ha parlato di LCA. Ecco, questo è un modo per misurare l'impatto, per misurare alcuni aspetti della sostenibilità, in particolare l'impatto che il ciclo di vita di un materiale ha, diciamo, sull'ambiente, su diversi indicatori. Poi anche lì bisogna, diciamo, vi sono diversi, chiamiamoli così, tecnicamente approcci. Se usiamo la comunicazione europea sul product environment footprint si parla di 16 parametri. Questo è un problema, bisogna capire cosa vuol dire ognuno dei parametri, bisogna capirlo tecnicamente all'interno dell'azienda e bisogna farlo capire anche al consumatore. Quindi l'ultimo punto di discussione che è emerso dal relatore precedente, c'è anche la formazione o l'acculturamento di noi come consumatori. Ovvio che non si usano tutti e non si può pensare da un lato di semplificare, anche se ci si sta lavorando su etichette tipo semaforo, come vogliono fare con il food in Inghilterra, con il cibo in Inghilterra, quindi rosso non va bene, giallo attenzione, verde va bene. Se già iniziamo a metterlo su 16 parametri, diventa più che un semaforo, diventa un arlecchino di vari aspetti. In realtà poi ogni prodotto, come è stato indicato anche prima sul cotone organico e cotone e poliestere, ha degli impatti prevalenti su altri indicatori. Quindi ci vogliono regole anche per confrontare queste misure e quindi c'è dietro di questo molta formazione, ripeto, a tutti i livelli. E dei tecnici aziendali che studiano nel progetto, nella realizzazione dei processi, nella vendita, nel trasporto e anche nelle indicazioni al consumatore su come mantenere, ma anche a tutti gli utilizzatori, poi pensiamo anche ai policy maker, cioè perché devono prendere delle decisioni adeguate in funzione di questi aspetti. Io direi che diciamo, questo è il tema. Sicuramente la formazione, la conoscenza è un qualcosa su cui bisogna spingere a tutti i livelli. Grazie dell'attenzione e dell'opportunità. Beh, Roberto, sicuramente anche tu adesso stai aprendo tutta una serie di altre finestre, perché di sicuro ci sono degli ambiti sui quali già il progettista può iniziare a ragionare, a riflettere e a prendere delle decisioni. Ce ne sono altri, come tu hai sottolineato, rispetto ai quali ancora non esistono le legislazioni che possano dare delle indicazioni in questo senso. Quindi un po' da dire un po' legato alla propria sensibilità, alle proprie conoscenze. E volevo sì sottolineare questo che Scusa se posso, ma brevemente,
Un altro parametro che non è normato come misurarlo e che su cui ci stiamo un po' spaccando la testa, capendo se è un problema oppure no, sono le microplastiche. Dal mio punto di Assolutamente. vista, io vedo oceani di plastiche concrete, bottiglie, pezzi di cielo, diciamo, sacchetti, altre cose. Quindi le microplastiche derivano sia sicuramente dal nostro tessuto lavato, ma anche dalla frammentazione di questi materiali, perché anche i materiali sintetici si frammentano e si degradano nel tempo, magari in tempi lunghissimi, non umani. Molto extraumani, quindi però ci sono, quindi lì non esistono normative, le stiamo cercando di introdurre, ma io misuro come definisco quante microplastiche rilascio, ma in capo, questo è un problema. Certo, Scusami l'interruzione. no, assolutamente, assolutamente. E dicevo, anche noi, per esempio, con Diaus, avendo all'interno dei produttori di tecnologie, ci stiamo ponendo delle domande di come queste tecnologie, intervenendo alla fine dei processi, intervenendo in qualche caso sui cavi, come queste tecnologie vanno poi ad impattare. Quindi, in qualche modo, stiamo cercando di interrogare su questi argomenti e di capire anche qui quali sono le tecnologie più importanti o di come migliorare quelle, i punti in cui diciamo, si è in questo momento. E a questo punto vorrei introdurre Marina Spadafora, che diciamo, già in altre occasioni ci ha supportato. Lei è una designer e sustainability advisor, è ambasciatrice di moda etica nel mondo. Ha delle radici ovviamente profonde nella moda perché ha avuto il suo brand, ma ha anche collaborato con diversi brand di alta gamma. È stata anche direttore creativo di Hotel du Monde e ha lavorato un po' con artigiani in tutto il mondo. E Marina è un professore di moda etica, anche in diverse accademie, sia italiane che all'estero. Sicuramente il lavoro di Marina ha sempre incluso una forte attenzione per il sociale, per l'ecologia, ritenendo che l'etica e l'estetica in qualche modo possano coincidere. E infatti il suo motto è Fashion with a Mission. Marina lavora per portare lo sviluppo nei paesi emergenti attraverso la sua piattaforma Fashion FWAM, detto così, poi lei ci dirà meglio. Ed è la coordinatrice nazionale italiana di Fashion Revolution. Grazie Marina per la tua presenza, ti cedo la parola. Ringrazio di essere stata invitata oggi con relatori di grande spessore che ringrazio per gli interventi che hanno fatto prima di me. Il tema di oggi, quindi sintetico verso naturale, è un tema molto interessante, è un tema importante e mi riallaccio, prima di parlare appunto del sintetico e del naturale, mi riallaccio anche a quello che ha detto Roberto Vannucci sul fatto della formazione e dell'educazione a questo tema. Io, come ha menzionato il dottor Di Lorenzo, sono professore in varie università e mi rendo conto che appunto insegnando alla generazione Z, perché sono i ragazzi del primo e secondo anno di università, quella che è una generazione che noi, sulla quale stiamo facendo molto affidamento, perché speriamo che sia questa famosa Gen Z a salvarci tutti, in realtà non ha le nozioni e non ha le informazioni per farlo. Devo dire che all'inizio dei corsi io chiedo sempre se sanno qualcosa sulla sostenibilità nella moda e almeno in Italia, all'estero è un po' diverso. C'è veramente il nulla, quindi è importante portare questa informazione ai ragazzi. Alla fine del corso sono tutti esperti, hanno imparato tutto molto bene, fanno dei progetti bellissimi e soprattutto si sono appassionati e questa è la cosa più importante, perché una leva importante per il cambiamento è quella che viene dal basso, quindi quella dei consumatori. Se il consumatore è cosciente di quanto impatto ha una decisione di acquisto, immediatamente i suoi acquisti diventeranno diversi, diventeranno più informati e diventeranno migliori. Ma la cosa importante non è solo fare formazione ai ragazzi, bisogna fare formazione nelle aziende, perché quello che accade oggi è che anche le aziende che iniziano questo percorso di sostenibilità
Se noi non abbiamo la conoscenza in tutti i reparti dell'azienda, quindi non solo nel design team, ma anche nel team di approvvigionamento materiali, nel team produzione, nel team spedizione, nell'amministrazione in generale, se tutta la macchina non è sulla stessa pagina, poi questi sforzi diventano più difficili, si va più lentamente. Ed è anche vero, è stato detto all'inizio, che non solo c'è il greenwashing, ma c'è anche il green hiding. Io recentemente ho avuto una bellissima conversazione con un brand del lusso molto importante che ho scoperto essere completamente green e non lo sa nessuno. E loro mi hanno detto, ma noi ci comportiamo così perché siamo convinti che sia l'unico modo di comportarsi. Noi non ci immaginiamo neppure di comportarci in un altro modo, perché ormai è diventata una necessità. Siamo in un momento dove il tempo stringe e bisogna veramente darsi da fare. Quindi speriamo che come questo brand ce ne siano tanti altri. Il fatto è che noi nel mondo della moda abbiamo bisogno di esempi, abbiamo bisogno di belli esempi virtuosi, per far vedere agli altri brand che questo percorso è percorribile. Quindi io spero che i brand nel mondo della moda che fanno questo tipo di green hiding decidano in realtà di fare un coming out, quindi di uscire dal loro guscio e di raccontarci quello che stanno facendo. Quindi io mi auspico più informazione, più educazione, sia a livello proprio scolastico, perché a mio avviso, ad esempio, questa informazione deve iniziare già dalle elementari. Abbiamo recentemente in Italia reintrodotto l'ora di educazione civica. In questa ora di educazione civica noi dovremmo insegnare i goals, gli SDG delle Nazioni Unite. Accade già in Norvegia e in alcuni paesi nel nord europeo. E io penso che se giovani cittadini dall'età di veramente 6, 7, 8 anni iniziano a capire qual è un comportamento virtuoso, poi avremo dei cittadini molto attenti. D'altra parte non basta solo questo grassroots movement. Noi abbiamo anche bisogno e soprattutto bisogno di leggi importanti che regolamentino questo settore, come ci sono leggi nel settore agroalimentare e nel settore della cosmesi. Quindi come associazione Fashion Revolution ha partecipato insieme a altre 59 associazioni e abbiamo creato una shadow policy, quindi una proposta di legge per il Parlamento europeo, per dargli degli indicatori e delle indicazioni di come formulare questa legge per regolare il settore tessile, che dovrebbe uscire entro il 2021, speriamo. Quindi c'è un grande movimento e io spero vivamente che queste leggi vengano approvate, perché è fondamentale. Noi abbiamo bisogno di legislazione e di consapevolezza da parte dei consumatori. Ora torniamo all'argomento principale della nostra tavola rotonda, quindi naturale verso sintetico. Allora, c'è da dire che già le due parole spiegano un mondo, perché il naturale viene dalla natura, quindi tutto ciò che viene dalla natura già proprio di base è qualcosa che può tornare alla natura. Quindi se io, anche con i trattamenti dovrebbero essere fatti di modo che non vadano a impattare in maniera negativa e chimica un prodotto naturale. I coloranti sono già stati legislati, cioè la legge per non utilizzare i metalli pesanti, ma utilizzare i coloranti azoto, è attiva sia in Europa, in America, in Canada, Giappone e altri paesi. Quindi il naturale, a mio avviso, ha quella grande capacità di rigenerazione o di trasformazione che lo può rendere sia compostabile che riciclabile facilmente.
questo sempre a patto che sia monomateriale. Quindi il fatto di usare un materiale che sia 100% cotone, 100% seta, 100% lana, rende questo prodotto più facilmente disposable, nel senso che appunto possiamo fare varie cose con questo prodotto. Il momento in cui noi andiamo a scegliere come designer dei materiali che sono molto misti, che hanno dentro ad esempio la licra o che hanno dentro anche il poliestere riciclato mischiato al cotone organico, non ha nessun senso a mio avviso, però that's me. E per quanto riguarda il sintetico viene dal petrolio e quindi viene da una fonte non rinnovabile. E quando va a fine vita, se è monomateriale può essere riciclato, ma se non è monomateriale, come i sacchetti di plastica, dura 500 anni nell'ambiente. Quindi per me personalmente il naturale è sempre da preferire al sintetico. Il sintetico va bene per quei capi di abbigliamento molto performanti, come un piumino per andare a sciare, un grande cappotto imbottito, che sono quei capi che però noi teniamo nell'armadio una vita. Sono quei capi che valgono, che non laviamo molto spesso perché anche un cappotto impermeabile, imbottito, si può spugnare facilmente, non bisogna lavarlo e quindi non comporta la dispersione di microparticelle di plastica. È chiaro che quando andiamo ad acquistare, se dobbiamo proprio investire in un capo, mettiamo anche un capo Patagonia, pur essendo fatto magari di pezzo riciclato, eccetera, è sempre pur sempre sintetico. Ma quel capo è un investimento che io terrò nel mio armadio per tanti anni a venire e se tutto va bene e dura ancora lo posso passare ai miei figli. È chiaro che è invece sbagliato andare a comprare, ad esempio, intimo in un materiale sintetico, perché l'intimo viene lavato ogni giorno e quindi lavandolo ogni giorno andiamo a immettere nei sistemi idrici e nei mari, nei fiumi, queste microparticelle. Recentemente è uscita la notizia che hanno trovato queste microparticelle di plastica nella placenta di una donna incinta. Quindi queste microparticelle sono assolutamente entrate nella catena alimentare, perché quando entrano nell'acqua uscendo dalla nostra lavatrice, perché i filtri della lavatrice non sono abbastanza sottili per trattenerle, vanno nelle falde acquifere, vanno nei fiumi, vanno nei mari, ma soprattutto vanno nei pesci e noi questi pesci li mangiamo. Quindi gli effetti indesiderati che queste particelle di plastica hanno sia sull'ambiente ma soprattutto sul nostro corpo sono ancora da definire correttamente, perché io credo che sono molte più cose che verranno svelate in futuro. Per concludere il mio intervento, io credo che la natura ci debba insegnare, credo che anche quando si parla di innovazione, il modo migliore per andare avanti è imitare la natura. Abbiamo avuto una discussione prima del nostro pannello proprio su questo fatto e che trovo bellissimo sia dal punto di vista filosofico che dal punto di vista pratico. Cioè imitare la natura è la nostra migliore chance, perché la natura è estremamente saggia, è estremamente resiliente. Io credo che la domanda oggi non è cosa succederà al pianeta Terra tra 100, 200, 300 anni. Il pianeta Terra ci sarà, è cosa succederà a noi. Perché se noi come popolazione mondiale continuiamo a essere ciechi e sordi al richiamo della natura, la madre terra non fa altro che scrollarci di torno e passeremo a un'altra razza, a un'altra qualcos'altro che vivrà su questa terra più in armonia con le regole della natura. Quindi abbiamo poco tempo per migliorare tutto questo. Possiamo parlarne e continuare a parlarne, ma bisogna invece educare, insegnare ed essere veramente coerenti con i nostri ideali e fare, cioè walk the talk, quindi
facciamo quello di cui parliamo ogni giorno. Grazie. Marina, grazie per il tuo intervento, molto chiaro. Sicuramente dovremo in qualche modo capire che ad un comfort fa bilanciamento forse un impatto ambientale, forse ci dovremo abituare o dovremo capire quali sono effettivamente i processi che possono andare nella direzione della sostenibilità. Come abbiamo sentito anche dagli interventi precedenti, sicuramente il naturale ha il suo valore, poi in qualche caso confrontato con il sintetico, bisogna capire su quali parametri andare, diciamo, a paragonarsi, però sicuramente la natura è, diciamo, la nostra madre, quindi sicuramente ci può insegnare tanto. E l'ultimo intervento è quello di Giusy Bettoni, CEO di Class. Lei è un po' una visionaria della moda sostenibile, ha fondato un eco hub internazionale di materiali innovativi per la moda sostenibile ed è una pioniera della rivoluzione green del settore tessile, proprio promuovendo tanti prodotti, tanti materiali. E dopo il diploma a Milano nell'81 trova il lavoro in una piccola multinazionale del cotone, dove impara a conoscere l'intera catena tessile, dalle piantagioni al prodotto finale, e nel 92 quindi decide di aprire la sua agenzia di marketing e di comunicazione con un focus proprio sulla promozione dei materiali. Poi nel 2007 Giusy fonda EcoHub Class con l'obiettivo di offrire un supporto proprio ai brand, ai designer, ai produttori che vogliono promuovere un business più green e più virtuoso. Spero di averti introdotto in una maniera coerente e giusta. Assolutamente, grazie Loreto, e grazie per questo momento di formazione e informazione. Come hanno detto tutti, è fondamentale conversare, confrontarsi, ma anche avere poi uno scopo e di walk the talk. Sono totalmente d'accordo con Marina. E sono molto onorata di far parte di un panel di persone così preparate, così, con un grande spessore. Cercherò di dare il mio contributo, che arriva da un'altra angolazione, sempre rivolta comunque alla sostenibilità. Come hai detto giustamente, siamo sempre stati all'interno di quelli che sono i materiali innovativi fino all'incirca agli anni 2000. Dopodiché il mio incontro con il primo biopolimero, per cui un polimero di derivazione totalmente naturale, tornando sul discorso naturale verso sintetico, dove per la prima volta si poteva, dal mio punto di vista e dal punto di vista anche dell'industria, si poteva parlare di sostenibilità vera, cioè quando tu riesci, partendo da una risorsa naturale, riuscire ad avere poi dei prodotti che possono avere delle performance alte, perché poi possiamo parlare di tante cose, ma abbiamo tante applicazioni e tante necessità, e si fa molto fatica a rispondere a tutte queste applicazioni con un solo materiale. Però quello che noi ci siamo sempre detti, ed è la base di Class, Class significa Creativity, Lifestyle, Sustainable Synergies, cioè la creatività al centro di tutto, perché non dobbiamo mai dimenticare che poi un consumatore, qualcuno nel mercato, soprattutto quando si parla di moda, ha bisogno di vedere delle cose belle. Deve sceglierle, le deve indossare, deve essere qualcosa con cui si sente a suo agio. Deve diventare uno stile di vita e non solo una scelta occasionale. E per riuscire a farlo bisogna creare delle sinergie che non sono più cliente-fornitore, ma sono partnership nel mercato che ci consentano di andare oltre. Noi come Class abbiamo sempre creduto, e oggi più che mai, in una moda sostenibile che rifletta quattro valori essenziali. Parliamo di quadridimensionalità, parliamo di design, senza design inteso come stile non può esistere un'offerta, ma è anche un design di nuova generazione, quello che parte dagli stimoli del circolare. Lo stilista che crea, il responsabile prodotto, deve essere cosciente che le scelte che faranno avranno degli impatti, necessariamente. Ed ecco perché la conoscenza è fondamentale a tutti i livelli, come diceva Marina prima. Per cui quando io scelgo un materiale devo capire che impatto ho rispetto all'applicazione per cui sto pensando. Se devo creare una cosa che deve durare molto poco,
è assolutamente assurdo pensare di avere un materiale altamente performante e durevole, e lo stesso quando devo fare un qualcosa che debba durare molto, è veramente controproducente pensare di utilizzare un qualcosa che sappiamo che ha una durevolezza limitata. Sembra una banalità quello di cui io sto parlando, ma credetemi, è una cosa ancora difficile, perché quando uno sceglie un materiale, sceglie anche un sistema produttivo, molto spesso si limita a utilizzare nella moda due valori, cioè quello del design e quello dell'innovazione, senza l'integrazione della responsabilità. Per cui noi da Class siamo partiti dicendo benissimo il design, un design che abbia anche la conoscenza degli impatti, gli impatti sulla terra, gli impatti sulle persone, perché non dimentichiamo che è un fattore molto importante, sugli oceani e sugli animali, perché dobbiamo avere rispetto per tutti. Dobbiamo fare innovazione sicuramente, un'innovazione contemporanea, perché possiamo pensare di chiedere dei sacrifici rispetto alla nostra vita quotidiana, però nel periodo corto, non sul lungo termine, dobbiamo confrontarci con il cambiamento, per cui dobbiamo accompagnare questa cosa e l'innovazione è fondamentale. Però noi parliamo di un'innovazione che integra la responsabilità, cioè io devo continuare ad innovare, ma devo innovare responsabilmente considerando gli impatti che io posso avere sulle persone, sugli animali, sull'ambiente, su tutto quello che mi circonda. Giusy, scusa se ti interrompo, sì. Se puoi parlare traduzione in inglese. Me l'hanno anche detto, ma la passione esce adesso, parlando del nostro... Per cui, ecco, innovare sì, ma innovare responsabilmente. E per essere responsabili devo conoscere come sono fatte le cose, che tipo di impatto possono avere su tutto quello che è importante da rispettare. Per cui design, innovazione responsabile e poi comunicazione. L'abbiamo sentito un po' da tutti, green hiding, ho imparato una cosa nuova. Noi parliamo di comunicazione dicendo che molto spesso si ha una comunicazione, uno storytelling fantastico che non ha uno story making dietro, e per noi questo è il greenwashing, perché parlare di qualcosa che poi non fai è sostanzialmente qualcosa è una frode sostanzialmente. Se però io ho uno story making pazzesco, e credetemi ci sono tantissime aziende, come diceva Marina, che ce le hanno queste cose, ma non hanno uno storytelling, io ho una perdita non solo di valore, non solo tra virgolette di business, ma ho anche una mancanza nei confronti di un consumatore che fa una fatica incredibile a trovare delle cose sostenibili. E molto spesso si trova a dover scegliere, lo vediamo anche dalle ricerche di mercato, ma lo possiamo fare anche noi come consumatori domani andando in un negozio. Si vede tutta questa comunicazione che dice io sono green, io sono eco-friendly, io sono responsabile, ma dove sono le misurazioni? Tornando al discorso di cui avete fatto in maniera eccellente all'inizio. Cioè, essere responsabili non è un'opinione, sono mai come adesso dati di fatto. E innovare responsabilmente prevede davvero una conoscenza che non è difficile, però bisogna dar luogo. E il fatto, per esempio, di dire naturale, io sono d'accordissimo chiaramente, però molto spesso sotto la parola naturale ci siamo trovati molto spesso poi con degli esercizi dove ma non si degradavano neanche dopo 100 anni, perché noi lo diciamo che ovviamente dobbiamo utilizzare non solo gli ingredienti, perché la sostenibilità non è solo data dagli ingredienti, è data dal sistema con cui vengono fatte queste cose. Partiamo dai telai, partiamo dalle macchine per produrre, cioè ci sono tante cose, pinture, sistaggi, le mani che stiamo cercando. Però è chiaro che bisogna stare molto attenti, c'è un grandissimo interesse in questo momento per la comunicazione fraudolenta, si sta parlando ancora molto. Però noi abbiamo delle possibilità attraverso una comunicazione di valore che non parla solo di essere green o di essere sostenibili, ma di raccontare i valori che ci stanno dietro, dall'heritage al fatto che sia stato fatto da persone che conosciamo, che ci sia una tracciabilità, che ci sia una trasparenza. Insomma, l'etica è ancora una cosa molto importante nonostante siamo nel 2021. Per cui ecco, oggi dobbiamo considerare queste quattro dimensioni: design, innovazione, responsabilità e comunicazione, e farlo attraverso anche la conoscenza di materiali, di macchinari, di tecnologie, perché senza l'innovazione facciamo davvero fatica a dare delle risposte concrete alle necessità della vita quotidiana, perché poi possiamo cercare di chiedere dei sacrifici, ma
senza una cultura, e oggi noi la cultura non ce l'abbiamo, dobbiamo traghettare questa necessità, che è una necessità di sopravvivenza. Non stiamo più parlando di necessità perché noi ci siamo figurati di fare qualcosa, e per poterlo fare senza tecnologia diventa davvero difficile. Però io sono molto ottimista per il semplice fatto che, se penso a quando noi siamo partiti con Clust nel 2007 e avevamo 4-5 tessuti innovativi, e adesso abbiamo solo all'interno, perché noi abbiamo tre categorie, i naturali organici, i trasformati, non li chiamiamo riciclati perché il riciclo è una tecnologia. Quello che deriva da una tecnologia è una trasformazione di valori, che ha un valore molto più alto di quello che dice la parola, e comunicare anche i valori giusti è importante. I naturali, per esempio, per noi sono naturali quei materiali che derivano dalla natura, ma che sappiamo chi li ha fatti e da dove vengono, perché io vorrei essere anche molto e dormire tranquilla quando consiglio un materiale naturale rispetto alla tracciabilità. Purtroppo sentiamo tutti i giorni gli scandali rispetto all'etica anche su un cotone con la certificazione. E la certificazione è importante, ma la certificazione non deve arrivare per dire quello che è la certificazione va tutto bene. La certificazione ci serve a certificare i valori che vogliamo comunicare, che è un rapporto totalmente diverso. Le misurazioni di un LCA, l'impatto che hai sull'ambiente, sulle persone, è qualcosa di fisico che ti permette di dire: guarda, io rispetto a questa cosa sono meglio, oppure ho dei problemi a cui devo arrivare. Non sono le certificazioni, le misurazioni non sono bollini che ti dicono puoi andare, puoi star fermo, no? Ti devono dire in che direzione devi andare e che cosa puoi raccontare di te stesso. Per cui ecco, queste quattro cose, stavo dicendo degli innovativi, gli innovativi ne avevamo quattro, la categoria, oggi abbiamo quattro categorie al di sotto, per cui dai biosintetici ai biofabricated, ai polimeri di nuova generazione e ai rinnovabili, e ognuno di loro con caratteristiche totalmente diverse. Io faccio veramente molta fatica a compararli perché hanno caratteristiche diverse, e anche i metodi di misurazione, l'abbiamo sentito all'inizio, è difficilissimo comparare. Io penso che sia importante comunque spingere su tecnologie responsabili, su innovazioni responsabili che possono essere misurate, e cominciare a dire al consumatore, perché se lo vediamo dai dati di mercato, abbiamo un consumatore contemporaneo dove al più dell'80% ha risposto alla fine del 2020, per cui in un momento anche molto particolare, che è un consumatore che segue i valori, cerca i valori, e al 57% ha detto che è anche disponibile a cambiare alcune abitudini. Però non possiamo pensare di avere questa possibilità e non dargli concretamente degli strumenti per capire che cosa sta acquistando, perché in questo momento queste cose non esistono, o sono lasciate alla volontà e all'esperienza dei produttori. Ieri era un'altra tavola rotonda dove un'azienda di Prato ha presentato questo nuovo modo di comunicare, dove all'interno del tessuto ha messo questo podcast con queste musichette, e il capo racconta con che cosa è stato fatto, e a me è bellissimo, credetemi, erano tutti estasiati. In maniera semplice racconta, e voi potete pensare a un consumatore, se il consumatore riesce a recepire, tutti riescono a recepire. E noi dobbiamo cominciare a parlare dei valori che ci sono dietro, perché è un valore essere responsabile, è un valore il fatto che non ci dobbiamo chiedere quello che metto mi danneggerà, oppure insomma danneggerà qualcun altro, o ci sono degli schiavi, tra virgolette, che stanno lavorando per avere queste cose. Però fin tanto che non avremo la possibilità di dire in maniera chiara queste cose al consumatore, il consumatore si troverà a dire: ah, questo è fatto con cotone organico e questo è fatto con cotone organico, da due diverse famiglie di mercato, uno costa 5 e uno costa 50. Il consumatore finale, non possiamo pensare di lasciargli sulle spalle tutte queste cose, dobbiamo aiutarle. Chiaro che ci servirebbe anche qualche legge, perché qui insomma andiamo su delle cose pesanti. Però ecco, io vedo un'industria, soprattutto tessile, che ha fatto dei passi da gigante nella quella che io chiamo innovazione responsabile, che è la base di tutto quello che noi facciamo. Vediamo le nuove generazioni che sono veramente affamate, cioè partono proprio dal presupposto che se non è responsabile non lo guardano nemmeno, però hanno bisogno di essere sostenute nella conoscenza, perché questa cosa non c'è.
e se fanno fatica anche già a distinguere dei materiali normali, figuriamoci questi di nuova generazione che sono complicati. Però oggi i sistemi esistono, ci sono veramente dalle camere della moda in tutto il mondo che si stanno prodigando, ci sono corsi, ci sono, penso che non ci sono mai stati così tante conferenze digital talk, è un po' una giungla, però ecco, siamo tutti qui a cercare di supportare. È chiaro che anche per noi ormai più del 40% del nostro lavoro è proprio quello di, da una parte, avere gli strumenti e dall'altra quella della condivisione degli strumenti, perché se non li mettiamo a disposizione diventa difficile poi proseguire. Ecco, io chiuderei qui perché è stato un pomeriggio intenso. Sicuramente un pomeriggio intenso, abbiamo anche recuperato un po' quello che era il ritardo con il quale siamo partiti. E sicuramente anche qui, diciamo, gli ultimi due interventi molto puntuali, molto precisi, che ci hanno dato anche tante indicazioni. Io ringrazio tutti gli ospiti, che sono davvero numerosi, e spero di aver fatto, diciamo, qualcosa di utile, di interessante, che possa in qualche modo aiutare. Noi siamo a disposizione di Audi per quelle attività che possono in qualche modo dare un contributo nella direzione anche della sostenibilità. Ringrazio tutti i relatori e arrivederci, diciamo, al prossimo appuntamento. Grazie a tutti e arrivederci.